1 febbraio 82 nasce Radio DJ. Fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso che i festeggiati siamo noi, ci mettiamo dalla parte gli intervistati, che è anche più comodo. Forti Forti, in ogni puntata una voce storica di Radio DJ, sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Giulia, buongiorno! Buongiorno! Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Cioè, com'è? Storia di... Noi bene. Storia di cuore anche tu, cos'è? Sì, frequentazione, sì. Vai. Giovedì dilemma amoroso, vai. Dici! Succede che... mi sto frequentando con un ragazzo da qualche mese. Sì. Però la frequentazione è segreta, cioè che lo sta solamente in realtà una mia amica. Ok, perché lo fate? No, perché ci sono tante persone che tengono le cose segrete. Tipo Walter oggi è andato a fare una cosa e non ci ha detto dove è andato, no? Ma l'abbiamo sgamato lo stesso. Sì, che però la cosa che dà più fastidio è che non ce lo... Perché poi nel momento in cui ce lo dici, a noi non ce ne frega una mazza di quello che fai, così. È più il fatto che ce lo tieni nascosto. Che cioè, Walter, ma perché non ci dici le cose? Poi quando ce lo dici, perché tenete nascosta questa frequentazione? Scusa, magari c'hai i motivi, non lo so. Perché è lui un superiore. Cioè, lavoriamo nello stesso posto e lui è un superiore. Ah, ok. Storie di sesso nello sgabuzzino. A lavoro. Storie di sveltine dietro la tenda. No, ok. Il negozio di cosa? Il tuo superiore di cosa? Cosa fate? Vendiamo articoli sportivi. Quindi siete in negozio? Mm-hmm, tu sei esatto. Commessa e lui è capo store, come si dice, responsabile del negozio. Ok. Esatto, okay. Sì. Ok, quindi vabbè, ha senso non farlo sapere troppo in giro, ok. Dici? Succede che questo weekend andiamo a Bari assieme. Sì. Però io a un amico, cioè in realtà il mio responsabile, ho detto che sarei andato a Milano. Ok. Quindi per chiedere... Ma il tuo responsabile non è anche... No. Quello che frequenti, no, hai più responsabili. Esatto. È più esatto. Responsabile lui o più responsabile il tuo boyfriend? Sono pari. Ah, sono pari, ok. Sono pari. Succede che quindi al mio responsabile ho detto che sarei andato in Milano per chiedere il weekend. Ho una domanda, scusami, se sono pari non potevi dire al tuo responsabile, ma quello con cui quello lì lo dice a lui e allora io questo weekend vado a Milano, vado, ciao. E lui ti dice, ok, peccato, io invece vado a Genova. E poi vi trovate a Bari, cioè non potevi parlare con lui? Ma è successo che abbiamo scoperto che un'altra coppia di colleghi va giù a Bari. Ma che sfiga però! Esatto, ok? Esatto. E per capire se fossimo sullo stesso aereo o meno di ritorno, abbiamo dovuto in qualche modo indagare o comunque accennare, sai, vorrei andare a Bari! Ma che volo prendete? Che tariffa avete? Ma quando andate? Esatto. Che giorno fate? Ok. Esatto, bravissimo. Sì? Sfiga vuole che siamo assieme. Nello stesso aereo? Esatto. E avete già pagato biglietto e tutto, quindi non è che potete spostare, o comunque non ne varrebbe la pena. Ma scusami, quando succedono queste cose, non lo prendi come un segno del destino? Cioè, quante probabilità? Quante probabilità c'erano che succedesse questa cosa così? Appunto, stessa meta, stesso aereo, stesso orario. Così. Vuol dire che io, quando succedono queste cose, alzo le mani davanti alla vita e dico, doveva andare così. Infatti, il mio giovedì dilemma è proprio questo, cioè ammettere o comunque. Dire a tutti quanti della nostra frequentazione o soprattutto a questo mio responsabile, che anche amico dell'altro responsabile. Però sì, ho capito. Però aspetta, Giulia, riportiamo le cose sulla terra, ok? Sei pronta? Sto per darti uno schiaffo di realtà incredibile, Giulia, sei pronta? Sono pronta, aspettami, siedo. Allora, posto che la cosa che gli altri devono venire a scoprire non è che ti freghi i calzini e le solette delle scarpe, cioè non è che stai rubando niente a nessuno, no? Assolutamente. È una cosa così. C'è anche la possibilità. E il vostro rapporto, che è vero che è di lavoro, è vero che ognuno ha un micro universo all'interno del quale ci sentiamo il pezzo più importante della cosa. Però non è che siete il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, posto che anche loro potrebbero fare quel cacchio che gli pare. Però non è che avete un ruolo di responsabilità nei confronti del mondo. No? No. No? Ok. Che cazzo gliene frega? Cioè, una volta che lo sanno, e poi basta, fine. Cioè, chi se ne frega, no? Sì, ma lui non vuole farlo sapere. Perché non vuole farlo quindi sapere? Quindi a me in realtà non cambierebbe molto. Ma scusami, lui ti ha detto non voglio farlo sapere perché lavoriamo insieme e tu te la sei bevuta? Guarda che lì c'è un altro problema, allora, secondo me. Perché non vuole farlo sapere? Ti prego, non dirmi così. Perché? No, aspetta, perché non vuole farlo sapere? Scusami, lui ti ha detto, no, sai il lavoro e tu, no, c'hai ragione. C'hai ragione, Gian Maverick.
Perché altro per... No, sì, perché favoritismi poi... vari, oppure... Ho capito, ma basta non farli favori. Cioè, che tipo di favoritismi possono succedere nel tuo lavoro? Cosa può succedere? Nessuno. Una volta che i turni sono quelli e ce l'avete tutti uguali, una volta che gli orari sono quelli e ce l'avete tutti uguali, cosa fa? Te ti mette nel reparto più bello che gli altri? Cosa può succedere? Cioè, che favoritismi può fare a te rispetto agli altri? Ah no, alcuno? Nessuno. E allora occhio, perché o ti ha detto una cagata o non vuole farlo sapere per altri motivi, o se no riporta anche questo ragazzo sulla concretezza della condizione che in cui siete. Cioè non importa a nessuno. Lo sai, vero che mi hai appena posto un altro giovedì dilemma, che cosa mi nasconde? È questo, ci chiami giovedì prossimo e ti risolviamo questo se vuoi. Però per quello di questa settimana la cosa è chi se ne frega, dai, ma dici, cioè, prendi la palla al balzo, che, fatto così, non avete neanche bisogno di dover fare l'uscita dove vi prendete per mano tra i fischietti, i calzoncini, così, e dite ragazzi, dobbiamo dirvi una cosa, ci amiamo. Lo sapranno perché succederà. Quindi ammettere tutto, in primo luogo. Ma non è una cosa. Non usare. Guarda che. Allora, io sai che sono il più grande antagonista di questo slogan. Le parole sono importanti. Sì, le parole sono importanti, ma sti cazzi. Però a volte sono importanti. Ammettere presuppone che tu stia facendo qualcosa di sbagliato. Tu non devi ammettere niente. Al limite li aggiorni. Ma non devi ammettere. Perché non stai facendo niente di sbagliato. No, quello no. Giulia, dai, facciamoci un pianto tutti insieme. Adesso piangiamo insieme un attimo e poi vedrai che troviamo la forza. Non sto facendo niente. Facciamo una risata isterica tutti. Vai, risata isterica. Ah, risata isterica. Vai, anche tu, Fosca. Boh, a posto, Giulia? Meglio. Ah, meglio. Siamo qua per questo, ragazzi. Siamo qua per voi. Giulia, un bacione e goditi. Grazie, il weekend. Mille. Ciao. 1 febbraio 82 nasce Radio DJ. Fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso che festeggiati siamo noi, ci mettiamo dalla parte gli intervistati, che è anche più comodo. Forti Forti, in ogni puntata una voce storica di Radio DJ. Sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme.